poi le nostre colleghe, quando andavamo a casa, ci criticavano perché dicevano che eravamo nere, eravamo brutte, eravamo nere, che loro venivano da Bologna, che facevano i lavorini che non si sporcavano. Perché le calze arrivano fino. Per tenerle un po' su, ci mettevamo i pantaloni sopra qua e andavano messi così. I pantaloni tenevano su un pochino, perché qui c'è un elastico che sta su, insomma. E questo serviva perché c'erano le vissie, c'erano tutti gli animaletti, i mosconi, c'erano le sanguisughe che si attaccavano al calza, alle calze, e bisognava far così per staccarle, e succhiavano il sangue veramente. Questa è la vita della mondina. Sì, cantate, cantate, perché cantando si stava più intorno alle braccia, così a muovere le braccia, del ritmo. E il padrone ci diceva, cantate, cantate. Non era mica un padrone, comunque fa niente. Sì. Io dovevo lavorare da mesaia per aiutare la mia figlia. Davano un chilo di riso al giorno, quando avevamo finito la risaia di 40 giorni, alla fine anno ci davano i 40 chili di riso. Quindi tutta estate mangiavamo il riso, perché era sempre riso e fagioli, riso tutti i giorni, perché il fagioli spendeva molto. Abbiamo lottato per avere la mensa. Quindi cantavamo questa canzone, a dire così, si fa giù. No!